Se l'Alessandria è in salute, anche il Livorno uguale, e quindi che partita e che avversaria si aspetta domani? Allora, l'avversario è un avversario importante, ostico, ha dei buonissimi calciatori, ha un ottimo allenatore. Stanno secondo me facendo delle buone partite, è una squadra che gioca bene, è una squadra che sa giocare a calcio, quindi sarà un impegno molto, molto importante per noi. È un test probante, solido. Imma. Lisa, buongiorno, ciao. Bravo. Una settimana di nuovo al completo in cui hai potuto lavorare con tutti gli uomini, con vantaggio per la prossima giornata, perché sarà di nuovo pubblico settimanale. Quanto aiuta tu, non sei capito, ma principalmente per te ad aggiungere la condizione, a migliorare l'impresa, a darti anche una possibilità di intervenire anche proprio sull'identità del gioco che puoi dare a questa squadra? No, beh, è sempre meglio avere più tempo, non sono, sì, le settimane pulite vuol dire che avevamo più tempo per cercare di organizzare le sedute con più finalità. Questa ancora, la prossima non c'è perché ci sarà il turno infrasettimanale. Dobbiamo crescere come identità, dobbiamo crescere come squadra, perché io penso che da sempre che il concetto di squadra è quello che vince nel calcio. E quindi più tempo abbiamo per lavorare su questi concetti e penso che la logica non può fare cazzotti con la ragione, penso che la squadra si delinei di più. Per quanto riguarda il lavoro, è stato fatto bene, i ragazzi hanno fatto una buona settimana di allenamento per preparare una gara delicata, difficile. L'avversario, che ho già detto prima, a giocatori di categoria superiore, perché è retrocesso dalla categoria superiore dell'anno scorso, vedo che sta prendendo, sta tesserando altri calciatori. Quindi Livorno è una squadra ben allenata, perché la squadra gioca bene a calcio, e quindi sarà un test duro per noi, ma abbiamo lavorato per farci trovare pronti. Buongiorno. Due domande gliele faccio subito. Una è se pensa che l'Alessandria, ne abbiamo parlato tante volte, abbia finalmente la sua Alessandria sotto la sua guida, capito lo spirito di giocare in Serie C, dove si deve giocare un calcio semplice, un calcio efficace. Seconda, una domanda un po' revival sulla sfida del Livorno, che è sempre difficile. Leggevo proprio adesso un vecchio report di una partita che l'aveva vista protagonista qui ad Alessandria, il famoso Livorno dei record. Lei era disperato perché dice: potevamo vincere la partita, poi l'abbiamo persa. Ci saranno altre occasioni per rimanerci sul Livorno. Ora lei siede sulla panchina proprio contro lì. Sì, allora andiamo per ordine. L'ultima domanda era sì, fu perché quella partita la giocavamo bene con Livorno. Livorno era la squadra che ammazzò quel campionato, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa. Era la squadra di Melani, se non vado errato, anzi non vado errato, era la squadra di Melani, e quindi disputavamo una grandissima partita. E non riuscimmo a vincere, era solo il rammarico, perché quel giorno dominò quel campionato e noi giocavamo una grande partita, ripeto. Poi la domanda, quindi sì, Livorno è un avversario che suscita emozioni in me, perché l'ho incontrato a più riprese nei tanti anni che ho fatto il professionismo. La prima domanda era invece se la squadra deve essere la squadra deve sapere interpretare lo spirito della Serie C, ed è vero,
Ma secondo me deve saper interpretare anche un gioco piacevole. La squadra deve saper giocare a calcio, deve avere un'identità propositiva possibilmente, e soprattutto dovrebbe andare a non abbassarsi molto. Ma a me mi piace la squadra che va ad attaccare un po' più in alto, perché nel recuperare la palla più in alto, la logica non può fare cazzotti con la ragione, e dico che se la tu la recuperi più in alto, sei più vicino alla porta avversaria e hai la possibilità di renderti più pericoloso o di far gol in maniera più facile. Se invece ti abbassi molto, la porta, la distanza si allontana e hai meno possibilità di renderti pericoloso. Poi bisogna vedere quanto ci mette l'avversario a farti tenere lontano o quanto il tuo atteggiamento. Io spero che la mia squadra, ma sono convinto, faccia una partita bella, importante, perché l'avversario lo chiede, e mi auguro sia una buona partita. Livorno sicuramente giocherà a calcio, di questo ne sono certo. Non lo so, è ancora presto secondo me per delineare e formulare giudizi. Secondo me è ancora prematuro. Quindi io lascerei passare un altro po' di domeniche per vedere come la classifica si delineerà. Sono convinto che c'è da combattere, e forse da qui c'è il senso dell'equilibrio. Siamo in Serie C, siamo nella terza categoria dei professionisti, è l'ultima. Avere i piedi per terra, avere umiltà e combattere, penso sia il minimo sindacale che bisogna mettere sul campo. Io non direi partita per partita, io direi proprio quotidianamente. Quindi c'è equilibrio, perché sicuramente le squadre vengono cara la pelle, questo è in dubbio. Però penso sia prematuro oggi dà dei giudizi sulle squadre e sulla classifica. Stima del loro allenatore, vedendo le partite di Livorno vedo calcio, vedo tante cose. Non penso che Livorno farà quel tipo di gara. Gino Sosa è un ragazzo, un calciatore di livello, ed è un uomo straordinario. È un ragazzo che ha contenuti morali importanti dentro. Io sono legato a lui non solo per esperienze sportive e professionali, ma anche per quanto riguarda quello che tu hai sottolineato. È un ragazzo che ha valore umano di prima qualità, quindi tutti noi possiamo essere discussi, e Cino Sosa ha un rapporto umano-morale molto, ma molto forte.
La situazione è che dopo essere usciti dal protocollo Covid hanno effettuato delle visite e si stanno gradatamente mettendo a disposizione della squadra per dare il loro apporto. Ma faccio fatica a pensare che uno che è chiuso 20 giorni in casa e esca 2 giorni a essere in condizione ottimale o i corpi. Poi, se sono a disposizione, io li porto, questo vuol dire che part-time, cosa io ritengo opportuno, che loro possano essere utili alla squadra. Un minuto, un centesimo di secondo, sì, ma mi sono consegnato al protocollo che loro hanno dovuto fare e durante la settimana hanno svolto degli allenamenti e hanno fatto degli accertamenti suppletivi, cioè quindi hanno avuto anche altri tipi di visita da fare, dalla cardiologica, quella anzi penso che sul pisse c'era anche la TAC, sì, la TAC polmonare, quindi oltre alla condizione atletica per svolgere i cacciatori, loro dovevano anche fare delle visite per quanto riguarda proprio l'idoneità. Quindi siamo in questo momento, ma ti dico anche che se io li convoco vuol dire che possono dare una mano alla squadra e essere a disposizione. Se la domanda è sono in condizione ottimale, la risposta è non penso. Sì, tutti quelli che io convoco sono arruolati, vengono per dare la mano alla squadra. Se qualcuno rimane a casa, o ha bisogno di lavorare o ci sono altri bisogni. Tutti quelli che io convoco sono a disposizione per dare una mano alla squadra.